Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Ritorniamo come ogni giovedì nel consueto appuntamento di Social Evolution in questa diretta, in questa trasmissione in cui andiamo a conoscere chi si nasconde dall'altro capo della rete, chi c'è dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite dalla rete. Questa sera, tra poco, andremo a conoscere il nostro ospite che insomma ha messo su una pagina che sta riscuotendo veramente un grande successo e c'è tanto impegno da parte sua e di tutto lo staff, ma ci arriveremo tra poco. Chiaramente questa trasmissione è stata pensata, ideata da me in un momento che evidentemente non sapevo cosa fare e siamo arrivati zitti zitti a un bel po' di puntate, caro Saizio. Le stavo proprio riguardando l'altra sera e ne abbiamo fatte diverse. È incredibile come dal nulla siamo arrivati a questo. E siamo arrivati a fare tutto questo perché chiaramente Radio Science, in particolar modo tu, carissimo, ci hai dato appunto la possibilità di appoggiarci a te e insomma di fare questa bella trasmissione che ci fa conoscere tante realtà diverse. Ma ora basta, ti ho sviolinato anche troppo, io ti passo subito la parola perché immagino che vorrei dare anche tu il benvenuto e ben ritrovati agli ascoltatori. Prego Science, come stai? Grazie Luca, benissimo, benissimo. Io sto sempre bene, quando siamo online poi mi sento meglio, è come se vivo una seconda vita, hai capito? Scherzi a parte, un buonasera a tutto il condominio di Radio Science. Io come al solito faccio diciamo la mia lista della spesa e ricordo a tutti quanti che questa trasmissione va in diretta sulle web radio del network, scusatemi, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgaredda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti con la web TV sui nostri canali sia su Facebook, su YouTube e sul sito radioscience.it. La nostra chat è comune a tutto il network, quindi da qualsiasi sito del network voi scriviate, noi vi leggiamo e poniamo le vostre domande all'ospite oppure insomma, i vostri commenti, quelle che volete, cari amici. Ovviamente è presente anche la chat con sms, un se mamma sapesse e con WhatsApp. Luca, la mia lista è fatta qua, ti ripasso la linea, un buonasera e buona conduzione. Ti sei anche allenato, notato, a essere ancora più stringato, no? Sempre riesci a contenere tutte queste informazioni in sempre meno minuti, e questo ci piace, vuol dire che così ci lasci più spazio a noi e soprattutto all'ospite, no? Per capire chi è. Ma giusto, a proposito, ma chi è l'ospite questa sera? Quindi, caro Saiz, direi che introduco subito l'ospite, quindi ciao Gianfranco, come stai? Ciao Luca, buonasera a tutti, tutto bene? Molto bene Franco, allora posso chiamarti Franco o vuoi il Gian? Sì, non ti preoccupare. A posto, allora, ciao Franco, allora dai, solita domanda di rito quando si inizia una puntata con qualcuno che difatti non conosciamo perché ci siamo appena incrociati qualche minuto prima della diretta. Di dove sei Franco? Sono in provincia di Salerno, Capaccio, Scalo. Zona, così magari zona Prestum. Ecco, infatti così già conosce... sì, già ci dai qualche indicazione. Vediamo le famose la zona.
Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, stavo pensando a quello, così, appena hai detto pestum. Ok, insomma, così iniziamo anche un pochino a collocarti, no? In qualche modo sulla cartina geografica. Ogni tanto ci capita anche di avere ospiti non in Italia, quindi già il fatto che tu sia in Italia ci fa piacere. Allora, per quello che riguarda la tua pagina, Franco, io insomma ti ho conosciuto qualche settimana fa. Proprio scuriosando sulla rete, come ormai gli ascoltatori sanno, sono abituato a fare, mi sono imbattuto in un periodo che andavo molto di cinema io personalmente, e quindi era un periodo che appunto mi andavo a guardare queste pagine. Abbiamo avuto ospite anche qualche settimana fa, anche un'altra pagina, sempre che appunto parlava di quest'arte, perché infatti è un'arte. Ridendo e scherzando, insomma, mi sono imbattuto nella tua pagina, che a parte avere tanti contenuti e anche tanti fan. Come si chiama la tua pagina, Franco? Il mio cinema. Tu, giustamente, per tagliare la testa al toro, hai detto: no, questo è il mio cinema. Per No, no, differenziarti da. in realtà la pagina, quando l'ho presa in gestione aveva un nome completamente diverso. Come si E chiamava? si chiamava Che film guardare questa sera, qualcosa del genere. Sì? Ed era più una pagina in cui cioè, faceva un elenco dei film in TV e consigliava appunto i migliori da guardare. Poi io diciamo da appassionato di cinema e anche di media in generale, quindi anche YouTube, mi sono imbattuto in un paio di video dello YouTube Claudio Di Biagio, Sì? in cui usava proprio l'hashtag il mio cinema, in cui parlava delle pellicole che gli erano piaciute di più, e quindi mi è sembrato un'ottima idea come cosa, e anche perché Sì. Sì, appunto è nata come poi una pagina personale, poi però si è ingrandita e quindi non c'è più solo il mio giudizio, ma quello di molti componenti, diciamo. anche perché effettivamente poi adesso ci arriveremo nell'arco di questa puntata. Dire che è personale allora diventa un po' difficile, perché ora diremo Sì, anche il motivo. Infatti, infatti spesso ci stanno pareri contrastanti, però io sono abbastanza, cioè faccio pubblicare qualsiasi parere, cioè se un film non mi è piaciuto a me non è detto che non può piacere a un altro, giusto, eh beh, quindi soggettivo. Sì. sì. Quindi varia Senti. molto il giudizio, e perciò anche quindi dei fan magari. Eh sì. Perché magari concentrandosi su determinati film hai una certa fetta di pubblico, oppure concentrandosi su un altro tipo di film hai un altro target, diciamo. Eh sì, è una cosa che ho visto, cioè che mi ha fatto pensare adesso mentre stai appunto parlando, che tu dicevi che l'hai presa in gestione, appunto la pagina si chiamava in maniera completamente diversa, e anche come, diciamo, idea di pagina, forse anche lì era un po' diverso, no? Perché appunto parlava di cosa guardare questa sera. Tu più o meno quando è che cioè quando è nata la pagina? Questo l'ho scoperto. La pagina appunto nasce nel 2012, a Io ho settembre. scoperto che è nata molto prima di quando io l'ho presa in Addirittura. gestione. Infatti, se vai a scorrere sugli anni passati, mi sono accorto che c'erano posti che io non ricordavo proprio. Poi ho collegato che era il periodo in cui non ero in gestione io, diciamo. Più o meno nel 2012 credo di averla presa, e mi era saltata in mente l'idea di creare qualcosa che trattasse di cinema, vedendo anche le altre pagine, Sì. che bene o male però si limitavano a caricare. Mi ricordo che c'era un paio di anni, andavano molto su Facebook le frasi dei film. Sì. Infatti, mi pare c'è una pagina che ha anche 1 milione di like, se non sbaglio, 900.000, qualcosa del genere, che siano proprio Sì. le più belle frasi di film. E quindi avevo pensato, perché non fare qualcosa del genere. Poi, dopo un paio di giorni, ho letto un post di questa pagina che seguivo, che chiedeva un aiuto per la gestione, perché stava crescendo.
e mi pare che aveva 600-700 mi piace al tempo. E mandai, diciamo, un messaggio privato, lui mi chiese un paio di cose e fui subito accettato. Ti ha fatto un esame, tipo, ha detto molto molto semplice, però sì, perché comunque ci doveva essere un minimo di criterio nella scelta. Certo, se metti solo cine panettoni diventa un po' un problema, puoi diventare. Infatti, in più caso penso che sia più per una questione di gusti se vuoi trattare. E la presentazione è con questo ragazzo che si chiama Vincent, mi pare. Sì. E, successivamente, per un periodo la gestimmo insieme, ed era un ragazzo, ci trovavamo molto bene a gestirla insieme. Poi mi resi conto che lui aveva anche un'altra pagina che trattava di filosofia, mi sembra, perché era uno studente di filosofia, se non sbaglio, che aveva un discreto numero di seguito, sui 10-12 mila fan. E quindi gli chiesi se voleva continuare a occuparsi anche della pagina di cinema oppure poteva lasciarla a me direttamente. E comunque fu d'accordo a lasciarla a me, anche perché l'hai minacciato, ha detto senti, aveva un migliaio di seguaci, poi lui giustamente con una pagina di 12.000 già la incomincia a trattare in modo diverso, di essere più regolare. Sì, lasciò la pagina con un migliaio di fan, diciamo. Sì, sì. E così la presi in gestione, poi è cambiata nel tempo. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché ci sono pagine, per esempio, che ancora, cioè, secondo me è anche è un connubio tra fortuna e un po' di bravura, e poi devi sapere capire i gusti del pubblico che hai. Esatto, e poi Franco, siete arrivati a da quel, diciamo, gruppo di fan che c'erano, siete arrivati a un numero pazzesco. Oggi, correggimi se sbaglio, anzi no, non mi correggerai perché ho la pagina sott'occhio, siete a 118.000, quasi 119.000 like, quindi veramente un numero pazzesco se pensi, no, da dove è partita, il percorso che ha fatto e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, tanto merita a te, ma mi dicevi che non sei solo, anche perché c'è una produzione di post su questa pagina che è veramente quasi aziendalistica. Noi puntiamo sulla quantità, anche perché se vai a vedere il nostro fan club, diciamo, è abbastanza vario, e così possiamo postare dei post che prendono molte condivisioni, diciamo, e possono diventare virali. Così un post non se lo guarda nessuno, diciamo. Certo. È abbastanza vario, come infatti se giri su Facebook con pagine di questa portata, il flusso di, diciamo, condivisioni, mi piace, visualizzazione post è abbastanza più costante rispetto a quello della pagina. Però cerco di curare diversi aspetti, quindi magari si è creato così un pubblico un po' frammentario, che comunque cerchiamo sempre di collaborare con altre pagine, anche se non sono prettamente inerenti proprio al cinema, magari trattano di animazione giapponese oppure serie TV, e quindi oppure vabbè con le notizie che adesso siamo posti col sito internet. Quindi magari si deve un po' creare quel seguito che magari con una pagina, non so, nata da poco e è già cresciuta in modo esponenziale è più evidente. Sì, certo. Comunque stavo dicendo dello staff, mi sembra, mi chiedevi. Esatto, no, dicevo che viene scherzando, cioè alla fine adesso effettivamente con tutta la roba che fate siete un certo numero. In quanti siete a lavorare, se così possiamo dire, dietro a questa pagina? Adesso siamo tanti, ma veramente tanti, infatti perché poi con l'aggiunta del sito ho dovuto fare editor anche con alcuni ragazzi che si occupano di scrivere articoli in modo che potessero pubblicare
direttamente in pagina, così da non far passare tutte, diciamo, tutte le cose Sì. tramite me, nel senso che se sono occupato oppure sto fuori casa, quindi non posso fare una cosa, c'è una notizia dell'ultima ora che è importante, diciamo, c'è già chi si occupa e quindi può scrivere direttamente l'articolo e poi pubblicare in pagina. Adesso siamo credo 8-9 persone, di cui 4-5 si occupano prettamente della pagina, quindi creazione dei post, Sì. recensione, diciamo, in pagina, anche se stiamo cercando di utilizzare sempre il sito. E quindi invece altre 2-3 persone che, diciamo, sono i redattori del sito, che poi si aggiungono allo staff completo per la gestione di tutte le notizie. Sì. Infatti spesso succede anche che ogni tanto qualche post si accavalla con la notizia, perché non siamo una macchina perfetta, diciamo. Ah, però diciamo che ti interrompo solo per cercare un pochino di Sì, fare. no, No, mi se piace che parlo troppo. comunque. No, mi piace perché, Franco, tu sei uno che. Questo è bello anche perché tu parti a parlare e potessi andare avanti tutta la sera. Io mi dico una cosa che gli ascoltatori non sanno neanche Saiuz. Tu mi hai scritto dicendomi: ma cacchio, un'ora mi sembra tanta. Io credo che con te, Franco, è anche poca. Nel senso che sei uno che c'ha una bella parlantina e questo ci piace perché ci stai veramente raccontando tanto. Io non sono loquace solitamente. Ah, quindi No, così sei solo. perciò dicevo un'ora mi sembra un po' troppo. Vabbè, probabilmente stiamo parlando di qualcosa. È poi la prima volta in un'intervista, diciamo. Esatto, no, quindi Vabbè, allora, comunque ci piace, sei chiaro, era un no, complimento, no? grazie. Sei anche tu che sei. Le domande giuste. Vabbè, io ti sto facendo fare tutto a te, guarda, no, scherzo a parte. Senti, una cosa che voglio dire, tema soprattutto agli ascoltatori che magari hanno, per chi ci sta seguendo un po', anzi vedo che sono già arrivate delle domande in chat, adesso poi te le giro. In realtà Federico ci chiedeva qual è il link del sito. Diamo una risposta a Federico intanto, poi dopo riprendo la parola anch'io. Qual è il Sì, link del allora, sito? come, scusami, il Il link del link sito? del sito, sì, il sito web. Perfetto. Filmpost.it, tutto attaccato. Sì, certo. Credo. Finpost. Perfetto, così che Federico è contento. Finpost.it, intanto saluto Federico che è un nostro assiduo ascoltatore. Una cosa che dico agli ascoltatori, a Federico anche, ma anche a Saius, il fatto che come la tua pagina rispetto a molti altri ospiti che abbiamo avuto, rispetto a loro, questo diciamo, approccio alla gestione poi della pagina che è molto più vicino, se vogliamo, passa il termine, a un'azienda, proprio per come compiti, incarichi, il sito e quant'altro, che ha una paginetta gestita magari così a livello amatoriale, quando ho tempo, non so che altro. Anche come numeri, proprio di quante pubblicazioni, diciamo prima, fate, è veramente tanta roba. Quindi, e anche come dicevi tu, tipologie anche di post, sono veramente diversi l'uno dall'altro, perché dipende chiaramente chi lo fa tra di voi. E non a caso, infatti, siete, come dicevi anche tu, in totale 8-9, che comunque è un certo numero per star dietro una pagina, quindi complimenti. Quindi mi viene quasi a dire che tu quasi potessi essere una sorta. Sì, dai il tuo contributo, ma sei quasi un coordinatore di, o no, forse mi sbaglio, di tutte queste Diciamo persone. che sono il filtro ultimo dei post, cioè alla fine Tutto lo passa staff, da te. diciamo, tranne alcuni ragazzi che. Tra cui, cioè, ci siamo messi d'accordo in cui pubblicano in determinate ore e determinate cose, ad esempio un contest o cose del genere. Sì. Poi la maggior parte dei contenuti viene salvato in bozza e poi io la sera oppure vedo quello che hanno salvato e cerco di pubblicare tutto. E comunque cercare di avere una certa linea, cioè una, diciamo, chiamiamola linea editoriale, nel Sì. senso che proprio perché siamo tanti e Certo. abbiamo gusti diversi, magari Sì, devi un sembrerebbe brutto pochino, per certo. dire
vedere un film, un post con un mi piace o, e poi quello presso, perché va, giustamente se fai un giro sulle pagine, ma non solo la mia, voglio dire, ce ne sono molte di cinema che sono cresciute esponenzialmente. Ormai i film che vanno sono quelli che definiamo mainstream, cioè sono quelli scorsese. E là allora acchiappi, prendi molte condivisioni, poi metti qualcosa di più autoriale, diciamo, e quindi non vieni più cioè, perciò, ma poi Facebook come piattaforma ancora secondo me è molto limitante, perché delle 100.000 persone nostre, il pubblico, il range di pubblico a cui arrivano i post è limitato forse al 10-15% rispetto a magari a YouTube, che ti dà molte più possibilità, e spero che questa cosa cambi, anche perché sta diventando una sorta di nuovo YouTube Facebook. Ormai si parla si fa tutto tramite video, anche su YouTube. Infatti mi sembra di aver letto che si caricano più video su Facebook che su YouTube, non so, Sì, è vero sta cosa. qualcosa di, non so, Ma... comunque stanno nascendo anche Facebook Star, come sono gli YouTuber, diciamo, in cui tramite Facebook, anche se hanno una visibilità minore, riescono comunque a creare dei contenuti che diventano vitali, che poi alla fine quello che cerchiamo di fare è fare contenuti virali, magari Certo. anche per fare una risata, perché Sì, alla sì, fine è sì. così che cresce la magia. Diciamo che allora. Perché, Scusami, dico l'ultima dicevo. cosa a te. No, vai pure, scusami. Perché, come dicevi tu, cioè, pagine che fanno recensioni personali o di film o trattano notizie all'ultimo momento, ce ne sono a bizzeffe, quindi è difficile cercare di emergere in questo contesto in cui tutti possono fare tutto, diciamo, Esatto, no, possono infatti, parlare. stai facendo anche un approccio, sei passato per vari ambiti, no? Dal marketing anche un approccio sociologico, se vogliamo. Io però ti interrompevo anche perché sembro un caponaccio certe volte, ma ti interrompevo anche perché se noi radio giustamente cerchiamo anche di inframmezzare questa chiacchierata con qualche brano. Questa sera, visto anche come sta andando, che ci stai raccontando tante cose, non ne manderemo tanti, ne manderemo giusto un paio. Il primo lo mandiamo adesso, così ti facciamo rifiatare anche un attimo, perché ricordiamo che sei al telefono, quindi alla fine della puntata avrai un orecchio rossissimo, ma ci perdonerai una volta per una volta. Mandiamo quindi, caro Franco, un brano, che questo brano è stato selezionato da Saiuz, brano pescato da quel Mare Magnum che è jamendo.com, una piattaforma sotto licenza Creative Commons, che è una licenza libera e fruibile a tutti, che quindi ci dà la possibilità, rispetto ad altre licenze tipo SIAE, appunto, di mandare liberamente questi brani e farli conoscere al pubblico, al nostro pubblico, chiaramente. Il primo brano di questa sera, lui si chiama Kismet, e il brano è Send Me a Note. Prego, Saiz, vai pure col primo brano di questa sera. E Partito. speriamo che vi piaccia, perché l'hai selezionato tu, caro Saiz. Partito. We're back when
every lie on us. Always number one, our first priority. Taking care of you has been a gift. You've grown so much taller than I am. Now it seems that all I've got are these weary hands. Take them, I will promise not to let go. E ritorniamo in diretta, ore 22:29, dopo questo primo stacco musicale. Spero che il brano che ha selezionato il grande e grosso Saizo vi sia piaciuto. Anche se non vi è piaciuto, sappiate che Saizo comunque lo inserirà, se non l'ha già fatto, all'interno della programmazione della radio. Quindi insomma, poi dopo ci farete sapere un feedback a riguardo. Allora, ritorniamo a Franco questa sera, che appunto con il mio cinema, questa pagina Facebook che ho scovato sulla rete, appunto ci stava raccontando a suo modo appunto quanto, insomma, siamo partiti da lontano, partendo dalla pagina dei numeri enormi, ricordiamolo, perché si fosse collegato solamente adesso, che sono veramente quasi 120.000, quindi veramente un numero pazzesco. Pazzesco, sempre legato chiaramente all'argomento trattato, che in questo caso, come avete immaginato, tratta e parla di cinema. Una pagina che, ne scherzando, adesso ha tanti adepti, tanti collaboratori che danno il loro supporto in una maniera, come dicevamo anche Franco, correggimi se sbaglio, molto aziendale, se vogliamo, no? Molto societaria, e quindi c'è quasi un organigramma, scritto o non scritto, indifferente, perché e quindi niente, allora tornando appunto a noi, Franco ci ha spiegato tanto della pagina, anche come fate, come fai certe scelte, certe decisioni e quant'altro. Ci hai fatto anche capire, hai fatto trasferire anche questo messaggio di come anche sia importante una sorta di marketing, no? Di come un video può essere o no virale, quindi quanto riscontro può dare la rete. No, perché effettivamente poi quest'unità di misura, che è questo like, che più è grande, no, meglio è, sembra, e difatti per arrivare a certi numeri bisogna anche avere certe logiche di mercato, passami questo termine, si vede che ho fatto economia. Allora, per quello che riguarda invece non solo la pagina, ma anche tu, Franco, che effettivamente hai questa passione del cinema, però tu difatti nella vita fai tutt'altro, giusto? Cosa fai nella vita? Io studio all'Università di Napoli scienze motorie, quindi esatto. Un percorso che non ci azzecca proprio niente. Non ci azzecca proprio. Effettivamente, però, vedi come a volte non vuol dire, perché effettivamente intanto la passione la stai coltivando parallelamente al tuo percorso di studi, poi chi lo sa che domani tu non vai a svoltare, no, in quella direzione, tutto può essere. Magari. Non sarebbe male. Beh, insomma, più cresce la pagina, meglio è. Una cosa che ti volevo chiedere, ma Franco, quando sì, ok, segui questa pagina, abbiamo raccontato, fatto, ma se dovessimo un pochino andare a conoscere tu effettivamente, visto che parla di cinema, la domanda più banale del mondo è quella, qual è, non dico il film perché è troppo esagerato, forse diciamo, qual è la tipologia di film, il genere di film che più ti piace, che quindi magari quando ti sottopongono un post dici, ma sì, dai, questo pubblichiamolo perché è bello.
Cosa, come ti piace? Questo è già difficile col genere. Per fortuna non ti ho chiesto il titolo del film. domanda più difficile del mondo. No, prettamente, cioè, cerco di non preferire un genere, cioè se un film è bello lo cerco di apprezzare in quanto tale, anche se alcuni generi tipo l'horror non è che lo apprezzi maggiormente. Però diciamo spazio da qualunque genere, anche animazione, Sì, quindi diciamo che serie TV per ripercorri, dire, sì, ripercorri drammatico, proprio. thriller, Sì. sì, qualsiasi cosa. Quindi insomma, è Più che importante questa cosa. altro, come? No, dicevo, è importante questa cosa proprio perché così non hai, diciamo, pregiudizi, anche se vogliamo, quando ti sottopongono, comunque No, ti ma passano sì, dei post beh, da pubblicare. gusto personale c'è sempre, però uno cerca Certo. di essere un minimo oggettivo, anche se è sempre difficile essere oggettivo quando si parla di cinema, di arte, di musica. Eh sì, perché effettivamente, anche perché c'è veramente tanta tanta roba e Vabbè, non... poi con i social network ognuno dice la sua, o una cosa è una cagata pazzesca, o Esatto. la Senti, visione un anonimo dalla chat, dico un anonimo perché noi siamo presenti, lo dico per gli ascoltatori, sia su radiosize.it, dove appunto ci sono dei commenti firmati o non firmati, come in questo caso dagli ascoltatori, e anche invece sulla diretta di Radio Science, sulla diretta di Facebook, dove appunto invece sono per forza firmati. In questo caso da radioscience.it ci chiedono collaborazioni con altre pagine, ci sono state o ci saranno? Beh, in realtà ci sono state e forse ci saranno anche, questo potrei rispondere forse anch'io, Sì, Franco. ci sono state, e adesso anche con il sito stiamo cercando di allargarci non solo a pagine, ma magari anche a ragazzi che hanno iniziato a fare da poco video su YouTube e magari cercano un po' di visibilità, quindi magari con la pagina può avere una buona base, comunque Ah, certo. può Sì, essere perché. vista da parecchie persone. Comunque se un ragazzo, infatti ci arrivano tantissimi messaggi del tipo, stesso oggi è arrivato un messaggio in cui un video di animazione fatto da due ragazzi che mi è piaciuto molto, e gli ho detto, ma cioè, gli ho detto quello che non mi piaceva e mi ha detto lui che ogni martedì usciva un video nuovo. Ho detto mandateli, se sono in linea con la pagina e sono simpatici, li carichiamo tranquillamente in pagina. Ah, È certo. quello che cerco di fare con la pagina, cercare di, se qualcuno cioè, ha qualcosa da dire, diciamo, o è bravo, e Insomma, cercare date spazio e di. merito anche È a. bello essere eletto da un sacco di persone, quindi Eh sì. infatti cerchiamo collaboratori per il sito, se qualcuno in ascolto. Insomma, dice, no, è importante, ora scherzi a parte, ma fai bene a dirlo perché. Sì, c'è la sezione apposta sul Dai. sito collabora con noi. Non è difficile entrare, anche perché siamo tutti ragazzi, quindi non siamo critici d'élite. E senti come rapporto con i fan invece come. Come ti ho detto prima, un po' da Com'è? Nel moribondo, senso che nel ci sono senso che sempre. quando tratti un argomento che piace a loro sei un grande, invece quando magari strozzi un film che alla maggior parte delle persone, dei fan, è piaciuto, ti possono anche dare addosso, minacciare, tolgo il like. Ti do il like. Però è internet, voglio dire. È Come sono bellissimo. successi in casi gravi. Beh, diciamo che dai, è forte anche questa visione. Adesso dimmi scusami. Pronto?
Sì, no, dimmi pure che ti ho interrotto. No, Poi. okay. Continua tu. Non... No, sai, chiediamo anche scusa agli ascoltatori se ogni tanto ci accavaliamo, ma non lo facciamo apposta. È un po' perché tutte e due vogliamo parlare, e soprattutto perché c'è anche una questione tecnica che gli ascoltatori, qualcuno magari lo sa, che non è sempre semplicissimo quando si è appunto, sai, sulla rete, no? E quindi ogni tanto qualcosa può scappare. E una cosa che adesso passo anche un po' la parola a Saiuz, questo grande grosso omone che ci rende possibile queste dirette. Caro Saiuz, non so se hai guardato, a parte la loro pagina Facebook, anche il loro sito, che è veramente bellissimo, secondo me, è curato molto bene. Caro Saiuz, che domanda vuoi fare a Franco questa sera? Perché sai che questo è il tuo spazio, questi 2 o 3 minuti Sì, te li puoi ma giocare. cioè, mi lasci sempre lo spazio, sempre all'ultimo momento, eccetera. Insomma, 2 o 3 minuti, vabbè, sono i 38 e tutto il tempo, 2 o 3 minuti, tutto non il di più, però. tempo, eccetera, eccetera. Vabbè, no, ma più che altro il sito è sul cinema e siamo pienamente d'accordo, però parlate anche molto delle serie TV, delle varie stagioni di queste serie TV, tipo avete per esempio messa 4 giorni fa, quattro. La serie TV è Grey Anatomy, come si dice. Diciamo che stiamo cercando di. Siamo ancora uno staff piccolo e quindi scriviamo, diciamo, quando abbiamo tempo, anche perché sono tutti studenti, quindi ci troviamo in periodi in cui tutti hanno esami, quindi Esame. diciamo, ognuno scrive, diciamo, della sua passione più che altro, quindi se qualcuno si sente di scrivere, cioè non sono articoli per dirti scrivi un articolo su questa cosa, sono loro che propongono degli articoli a noi e noi diciamo sì, va benissimo, quindi trattano delle loro passioni, magari c'è uno che è più appassionato di serie TV o a un altro che magari ha gusti diversi e quindi spazia un poco sugli articoli. Infatti dobbiamo migliorarci un po' sulle ultime notizie perché siamo sempre molto impegnati. C'è Diciamo anche che gente che lo no, ma c'è questo è forse vero, è vero. non ho risposto alla domanda, però vabbè, mi sono dilungato su altro. Ti sei truccato su No, altre cose. non trattiamo solo di cinema, ma anche serie TV e poi con Netflix ormai si è diffusa, sono diffuse molto le serie TV e quindi è bene parlarne perché riguarda ambito cinematografico. Certo. Comunque, mi dici una cosa, secondo te cosa ne pensi, no? Dato che parli di cinema, eccetera, di quella gaffe che c'è stata con la busta sbagliata? Cosa Dire provo mai una. pensare? Vabbè, ma No, sai, no, perché. vabbè, penso sia un'opinione abbastanza. Io mi aspettavo che non vincesse La La Land. E infatti ero abbastanza sorpreso quando è stato nominato vincitore, è stato detto che aveva vinto come miglior film. Mi aspettavo più Manchester by Sea. Credo che sia stato solo un fatto politico che abbiano dato l'Oscar a Moonlight, anche perché ho visto molte critiche abbastanza contrastanti, anche se però si sa che il miglior film, anche l'anno scorso, se non sbaglio, con Spotlight. Cercano di dare il premio a una trama che vuole lasciare un messaggio, tipo l'anno scorso e anche quest'anno, voglio dire. Poi, vabbè, mi aspettavo più magari una vittoria a miglior attore a Denzel Washington e magari miglior film, non a Moonlight. È stato abbastanza inaspettato come cosa, però alle 6 di mattina vedere quella scenetta ti fa risvegliare un poco perché poi Sembrava devi andare a scrivere tutti i vincitori. No, quasi fatto vabbè, a apposta. parte questo, poi penso che non sia stata colpa nemmeno
c'è stato un azzista colossale, però. Vabbè, diciamo che questa ci mancava. Ormai stanno perdendo proprio tutta la credibilità agli Oscar. Infatti. Allora, sai, hai visto però come Franco è sveglio? Perché tu gli fai una domanda e lui riesce sempre un pochino a sviare. Si vede che studia, è abituato agli esami, a Sì, rispondere. Ma comunque, no. no, scherzo, comunque dare una risposta, né? Comunque a dare la sua, no? Comunque è bella sta cosa. Ridete scherzando, Franco, 22:42, anzi 43 adesso, mazza, qua stiamo andando forte, siamo già alla fine, un altro po' incredibile. Adesso, tantissime cose ci hai raccontato, nel senso tantissime cose ci hai detto, abbiamo lasciato spazio anche al vecchio Saitz, perché sai che dopo lui si lamenta se non gli do un po' di spazio in questa puntata, che rispetto ad altre trasmissioni presenti su Radio Saitz è un pochino più leggera, l'hai visto, un po' più di chiacchiere proprio. In questa puntata, insomma, ci hai raccontato tante cosine, partendo dalla tua pagina, ho provato anche a capire un pochino i tuoi gusti, ci hai raccontato anche una gestione come diversa rispetto a, per esempio, la settimana scorsa abbiamo avuto ospite, David della via di Storie Zen, questa pagina che è appunto completamente diversa dal tuo, ma che era seguito solo da una persona, quindi com'era proprio già diverso l'approccio, la gestione anche, e anche l'età, perché effettivamente avete due età diverse. Ho preso lui come esempio solo perché effettivamente, prima cosa lo saluto perché non l'ho fatto all'inizio della puntata. Ho fatto la gaffe, tanto per cambiare, e soprattutto poi perché è bello proprio fare questi paralleli con Social Evolution, in cui veramente ci troviamo a confrontarci con situazioni diverse. Ma nel tuo caso mi piace proprio l'idea di come la gestiate questa cosa in maniera molto, molto professionale. Ecco, questa è la parola che prima magari cercavo e non riuscivo a trasmettere. Il sito web è qualcosa di fenomenale. Difatti uno parte da Facebook, ma poi l'upgrade, no, l'evoluzione ce l'ha col sito web. Secondo me voi il fan Sì, vero. è il passo successivo, in effetti. Esatto. Adesso ti racconto un po' come io, già sui 50.000 mi piace, avevo intenzione di creare, stavo già pensando a un sito web, però il sito web, soprattutto se fatto bene, ha un certo costo iniziale e poi devi vedere sempre se devi creare lo staff Eh dietro, sì. è comunque un bell'impegno e devi vedere sempre entro quanto riesci poi a rientrare effettivamente con le spese, perché non è detto che poi quel pubblico che magari mette mi piace a una foto è lo stesso che andrebbe a leggere un articolo o una recensione. Eh sì. E infatti lo dicevi anche Certo. prima, no? Come su Molto, sì. è molto sì, il pubblico di Facebook secondo me è molto, infatti le immagini vanno tantissimo, i video vanno tantissimo, mentre se metti un post di 10 righe Non lo legge nessuno. probabilmente non lo conosco. Sì, infatti. No, il sito non è una mia creazione, diciamo. Infatti è di un ragazzo in provincia di Salerno, se non sbaglio, sta vicino a Cava. Questo ragazzo giovanissimo, ha 18 anni appena compiuti, mi ha contattato ad ottobre e cercava appunto di far partire questo sito che aveva creato, che trattava di film. Cioè praticamente lui non aveva modo di farsi vedere, diciamo. Sì, con la visibilità che gli serviva, certo. Esattamente, sì. Io all'inizio credevo che era un blef, perché mi disse: no, no, facciamo questi a metà tramite te, cioè ti arrivo come faccio e pensi sia tipo dove Sì, dov'è la truffa. esatto. In realtà no, cioè, gli altri ragazzi dello staff, che abbiamo un gruppo WhatsApp, scrissero: ma non è vero, queste cose qua. Poi contattai il ragazzo, ci parlai
e mi fece subito amministratore del sito. E comunque ha fatto tutto da solo, infatti cura lui la parte grafica, come visto è abbastanza curata. Poi ci sono si chiama Francesco e mi ha salvato, diciamo, perché mi ha fatto, cioè me l'ha servito su un piatto d'argento. Eh sì, perché cadeva proprio a fagiolo, una cosa che ci potevo mettere un paio di mesi, perché poi comunque la cura, lui si occupa di tutto, dal server a, e poi alla solita è qualcosa di incredibile, infatti è davvero bravo. No, veramente complimenti a Francesco, hai detto, complimenti ai ragazzi, che tanta roba, tanta roba. Adesso magari lo dico perché dico qualcosa che chiaramente non è un messaggio che ho passato bene prima, chiaramente questa puntata tra in diretta, adesso siamo in diretta su Facebook, YouTube e tutti i vari canali dove siamo presenti. Chiaramente c'è un podcast che si può tranquillamente trovare al di là di Facebook proprio sul sito radiosites.it oppure sul nostro canale YouTube di Radio Sites, dove appunto ecco, così ho dato anche queste informazioni di natura tecnica. Vedi, questa sera sto dando tutte le informazioni scaglionate alla fine, vabbè, comunque uguale, tanto chi ci conosce sa come trovarci. Quindi stavo dicendo che appunto questo ragazzo con cui ti sei imbattuto, vi siete imbattuti, ti ha veramente dato, avete creato una sinergia tale che tu con i contenuti, lui con comunque le capacità tecniche, e si vedono, avete fatto un bel lavoro, quindi veramente non niente male. Per quello che riguarda invece YouTube, tu hai effettivamente su Facebook una cosa che mi ha colpito, che è proprio il tasto di YouTube in basso. E quindi diciamo che da questo punto di vista è la prima volta che lo vedo. È un progetto che non riesce a partire. Così me lo dice. Mani tra i capelli, disperatissimo. No, a parte che bisogna avere, diciamo, devi essere bravo davanti alla telecamera. Se vuoi fare video, recensioni o altre cose. E poi manca proprio il tempo materiale spesso, perché tra gestione della pagina, studio, scrivere articoli per il sito, problemi di varia natura, mandare mail a degli uffici stampa perché e creare poi qualcosa che di concreto, diciamo, con un minimo di qualità, non ti lascia tempo. E poi abbiamo provato a fare dei video per vedere come reagiva il pubblico, diciamo, su Facebook, però non è andato granché. Non ha avuto quel riscontro, però stiamo cercando di partire anche da là, perché magari se riusciamo a partire con YouTube abbiamo una maggiore visibilità, magari. Cioè, certo. Ormai c'è, cioè, molte pagine, vabbè, anche molti siti web proprio professionali si sono ampliati su YouTube, pagine Facebook e poi, cioè, quindi magari stiamo cercando di cercare ragazzi che già fanno quello e quindi cioè, investono il loro tempo su quello e noi gli diamo una mano, c'è una sorta di collaborazione. Quindi fammi capire una cosa, Gianfra. Allora, tu sei partito con questa pagina Facebook, no, perché vedo che stiamo andando alla fine. Ah, giusto, lo dico agli ascoltatori, non manderemo chiaramente un brano perché non ci staremo, lo manderemo poi alla fine, cioè quando dopo i saluti, no, che così state con noi fino alla fine. Posso fare una domanda? Scusa, c'è Saiz vuole fare una domanda. Prego, Saiz. No, volevo chiedere, non è la mia, non è una richiesta, ma un'affermazione. Ecco. Ah, bella questa cosa. No, perché del sito, la parte che, lasciando stare che è molto carino e ben fatto ed è pieno di informazioni, ma la parte che più mi ha colpito è diciamo, la parte quiz, che è molto divertente quella lì. Sì, come diciamo che queste cose, questi giochini,
su Facebook, anche se possono diventare abbastanza virali. E infatti il sito segna parecchi click quando pubblichiamo questi tipi di articoli, perché appunto possono essere poi i risultati possono essere condivisi sul proprio profilo Facebook, e comunque le persone penso che si sono appassionate, cercano sempre di Sì. piace, diciamo, mettersi alla prova con questi test, e infatti stiamo cercando di aumentare sempre il livello, oppure magari riconosce il film da un'inquadratura panoramica oppure dai dettagli e cose varie, in modo che deve essere abbastanza bravo. E poi i ragazzi che li fanno si divertono anche loro, diciamo, a Ah creare beh, sì. questi film. Sì. Diciamo, è la parte che magari una recensione è un po' scocciante leggersela, invece questo è interattivo, quindi lo fai in pochi minuti poi, quindi è una cosa divertente, è un gioco, diciamo. Sai se ti è piaciuta No, ma mi è piaciuto. insomma, è stato abbastanza esaustivo Gianfranco nella sua risposta, che poi non No, era no, una domanda, ma non è una domanda, però in però è effetti ha stato. continuato. Ma volevo dire, cioè, comunque andatevi a fare l'ultimo quiz che hanno postato sul sito, riguarda, insomma, 10 immagini, insomma, indovinare, che fa vedere 10 immagini di paesaggi cinematografici, insomma. Sì, era quello che L'ho indovinavo la parola. visto, l'ho visto su Facebook, e dopo lo voglio fare perché deve essere una figata. Cioè, voglio testare le mie conoscenze. No, scherzo a parte. Sul sito c'è il tasto Start the quiz. Vai. La Madonna. Allora, Gianfranco, fammi capire una cosa, visto che siamo veramente alle battute conclusive. Quindi tu sei partito con una paginetta, insomma, una pagina che andava. Che trattava certi argomenti sempre legati al cinema o ai film, l'hai fatta diventare il mio cinema, e poi dopo da lì, insomma, è diventato qualcosa di veramente importante, sta diventando qualcosa di sempre più importante. Sei arrivato ad avere tanti tanti collaboratori, non sono ancora abbastanza addirittura per tutto quello che avete fatto, e parlando con te questa sera una cosa è emersa chiaramente, se non è emersa agli ascoltatori io l'ho percepita molto bene. Tu hai le idee molto chiare, questo è veramente una cosa che apprezzo, nel senso che mi fa piacere anche rapportarmi con una persona che essermi rapportato, uso già il passato perché ormai siamo alla fine, essermi rapportato con. Aspetta, ti avevamo perso, aspetta, ti avevamo perso. Stavo dicendo, eri un attimo caduto. Colpa mia. No, ogni tanto può capitare. Poi sul più bello, sempre alla fine, è sempre così. No, stavo dicendo, Franco, che questa sera abbiamo appunto avuto un ospite, cioè tu, appunto, che mi ha dato l'impressione di avere le idee molto chiare. E molto chiare su quello che è la pagina, ma non solo, cioè sei partito da lì, ma poi veramente mi hai parlato di tante cose, di come. Gisti di posta del sito web, di quando lo volevi fare, poi vabbè, per fortuna hai incontrato Francesco, che avete creato questo magnifico sito, e tante altre cose, tra cui l'idea, il progetto YouTube e quant'altro, che mi hanno veramente fatto riflettere mentre tu parlavi su come, insomma, tu comunque alla fine hai 23 anni, no? Però 23 anni, vedi quante belle idee che ti passano per la testa, nel senso che alcune, ok, magari le puoi, tra virgolette, non dico scopiazzare, ma prendere spunto da qualche altra pagina. Però la maggior parte, effettivamente, hai tanti buoni spunti che fanno sì che credo che il progetto del mio cinema sia veramente, difficilmente nel breve termine conoscerà una fine. E tanto è vero, io generalmente faccio sempre la domanda.
cosa vuoi fare da grande, ma in realtà questa pagina già sta facendo vedere che è grande, può ancora diventare più grande di quella che è, ma non solo come like di Facebook, ma veramente qualcosa anche di diverso, anche non per forza legato al social network Facebook, che è quello che più conosciamo, ma a tante altre cose. Come visto, insomma, siamo veramente sgocci della puntata, quindi io ti passo la parola anche per sapere se era questa l'idea che volevi dare di te, oppure se effettivamente tu sei così, cioè hai le idee abbastanza chiare, prima cosa. E poi chiaramente, al di là dei saluti agli ascoltatori, io ti chiedo, come ti avevo anticipato nel fuori onda, se appunto vuoi raccomandarci in qualche modo una pagina, o perlomeno se ti piace una pagina che segui particolarmente, di modo che io potrò contattarli e portarli in diretta come ho fatto questa sera con te. Prego pure Franco, ti lascio la parola. Allora, ti voglio consigliare una pagina che sta avendo qualche problema con Facebook ultimamente, perché gli è già stata oscurata 2 volte la pagina, per non so quale motivo specifico. È una pagina, diciamo, ironica, ironizza più che altro su le serie TV di Netflix, e si chiama Netflix con la TS finale. Esatto, sì, È abbastanza virale, e penso che sia una delle migliori, l'esplosa in forse in meno di 6 mesi, e già ha raggiunto quasi pazzesco. 200.000. Però c'è Pazzesco. questo problema con Facebook, che gli ha già oscurato la pagina 2 volte, non si sa come mai. Quindi dico, mi vengo a contattare la forse proprio stasera per un... Esatto, per evitare che gliela... hanno anche un gruppo di quasi 12.000-13.000 persone, in cui e poi il bello è che gli utenti alla fine di questo gruppo creano i post che poi andranno a finire in pagina, ed è Bellissimo. un'idea bella, sì, perché a parte che tu Lavori meno ti anche. togli un sacco, proprio pensare che Esatto. cosa devo mettere, e poi hai dei contenuti che sai che già piacciono al tuo pubblico, che poi andranno in pagina e avranno molta più visibilità e Eh sì, condivisione. eh sì. Quindi sì, Anche qui vedo la tua vedo immagine che hanno creato una cosa organizzata, che funziona, bella anche perché fa effettivamente far ridere le cose che pubblicano. E poi mi hai fatto un'altra domanda, non mi Vabbè, in ricordo. realtà più che altro se volevi salutare gli ascoltatori, ma prima ancora ti avevo chiesto se era questa l'immagine che volevi, tra virgolette, dare di te, di essere uno che comunque ha le idee molto chiare, perché ci hai dato veramente tanti spunti, No, in realtà oppure se sei tu e basta. come? Oppure se sei tu che sei proprio così, nel senso che è il tuo approccio alle No, cose, che è no, molto organizzato. io ho tantissime idee, ma poi non sono mai abbastanza chiaro, non vengono attuate per un problema, no? Cioè, uno cerca di fare tutto quello che può, diciamo, per migliorare la pagina, oppure, però magari adesso, entrando in contatto con persone che con le stesse passioni, riesce a creare qualcosa anche di concreto, perché magari qui, cioè dove sto io, non ci stanno molti ragazzi con determinate passioni, mentre con Facebook riesci a entrare e magari riesci a, cioè, ti confronti con gli altri ragazzi e riesci a cacciare delle idee che sono valide. Esatto. Non so se ho sbagliato un'altra volta la domanda. No, beh, diciamo che comunque ci hai dato. Bello che parlare con te mi dà Vabbè, sempre. mi fa piacere che ho dato questa impressione, però Ho capito. vabbè, vai, continua tu, non... No, ci mancherebbe. No, mi hai dato veramente tanti spunti questa sera, quindi niente, allora se immagino che vorrei salutare gli ascoltatori, ma soprattutto anche i tuoi fan, che magari o se non ti hanno ascoltato, forse ti ascolteranno sul podcast, quindi non so se vuoi salutare i tuoi fan. Sì, ciao a tutti.
belli e brutti, tipo di Giorgio Weah nel 96. Ciao a tutti, è stato un piacere parlare con te, far parte di questa pseudo-intervista. Dai spazio anche a piccole cose emergenti del web, magari. Che uno ci passa anche le giornate, però alcune vengono apprezzate, altre magari. Certo. Eh sì. E allora io come al solito passo la palla anche a... Tu rimani con noi qualche altro istante, Franco, intanto passo un attimo la palla a Saiuz, che anche lui vorrà salutare gli ascoltatori, chiaramente anche te. Prego, Saiuz. Bene, grazie Luca. Allora, grazie a Franco, insomma, per questa pagina, Il Mio Cinema. Non conoscevo questa pagina Facebook, ma non conoscevo il sito, e me lo sono spulciato un po' mentre voi parlavate, insomma, mi sono andato un po' a guardare un po' tutto il sito. Molto interessante, quindi insomma ci ritornerò anche a guardarlo, perché vedo che ci sono diversi articoli molto interessanti da leggere. Volevo salutare anche tutti gli amici del network, gli amici che ci ascoltano. Come dico sempre, un caro saluto a tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz, un abbraccio circolare. Ricordo che questa trasmissione verrà messa su YouTube da domani, dopodomani massimo, insomma, già sarà presente sulla pagina YouTube, e poi verrà replicata sia sulla web TV che sulla web radio. Seguite il nostro palinsesto e non ve ne pentirete. Vai Luca. Perfetto, allora grazie Saiuz per le info. Io chiaramente ringrazio Gianfranco del Il Mio Cinema, grazie, che questa sera ci hai veramente dato tante indicazioni, tante informazioni, ci hai fatto conoscere la pagina, ma non solo, veramente molte altre dinamiche che ci sono dietro a una pagina, che speriamo di aver passato poi agli ascoltatori. E quindi questo per far capire anche che su Social Evolution, come dicevamo all'inizio, no? Prendiamo spunto da un argomento che banalmente è la pagina, ma poi dopo da lì si arriva a tante altre cose. Io ringrazio chiaramente anche gli ascoltatori che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno sul podcast e sui vari podcast piazzati ovunque sulle reti di Radio Saiuz. Io vi rinvito, quindi ci riaggiorniamo a giovedì prossimo, giovedì 16 marzo 2017, quando appunto avremo ospite un'altra pagina, un altro amministratore di un'altra pagina Facebook. Non vi anticipo chi è, lo scoprirete solo vivendo. Quindi scherzi a parte, ci vediamo giovedì prossimo. Gianfra, grazie ancora per la tua disponibilità, complimenti per la pagina, e salutaci tutta la truppa. E magari Saiuz, conoscendo il suo occhio tecnico, penso che vorrà conoscere, diciamo, anche il tuo tecnico che ti gestisce il sito, perché veramente anche lui è un ragazzo molto in gamba. Detto questo, grazie ancora, ti do la buonanotte a te, a Saiuz e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Volgende mes, alles good. Ik was een keertje, had ik heel erg zin in een biertje. En ik had niemand om mee te gaan, ben ik alleen gegaan. Toen kwam ik naast Henk te zitten. Een vent van, ik weet niet, ergens in de 60, geloof ik. En daar gaat dit nummer op. We'll be right back.
still. Most of his life, most of his life. Here's a picture of my wife, now she's gone. Should meet her again. Well, if I could, I sure would. And tell her how I broke the spell, how I have changed, but kept my vow. I'll lift her up and bring her near to all that's clean. They're disappear. It disappears. Now I figured out that I always was the one who stood in the way. And now there is no doubt that I should have said the things I was meaning to say. 'Cause now I figured out that I always was the one who stood in the way. And now there is no doubt, no doubt. Go. TV on.